Buonasera, siamo qui a parlare di vitamina D con la dottoressa Gloria Bonini. Buonasera, dottoressa. Buonasera, dottor Sabatini. L'abbiamo chiamata questa sera perché lei è esperta di vitamina D e quindi vorremmo sapere un attimo nell'ottica dell'uso eccezionale che sembra in questi ultimi tempi avere questo tipo di medicinale, se è necessario o non necessario, cos'è la carenza, per quale motivo utilizziamo la vitamina D. Allora, innanzitutto la vitamina D è essenziale per quanto riguarda la mineralizzazione ossea, quindi l'assorbimento del calcio e del fosforo, quindi una corretta salute appunto dell'apparato scheletrico, ma anche muscolo-scheletrico, in quanto va anche a sopperire alle carenze muscolari. Tuttavia, non ci sono dei veri e propri outcome per quanto riguarda patologie extrascheletriche e quindi non possiamo dire effettivamente se la carenza della vitamina D va a influire anche su altri aspetti, appunto. Quello che è necessario denotare però è che in diversi casi, in diverse situazioni, si va a cercare un maggiore incremento di quella che è la carenza della vitamina D, in quanto molto spesso ci si basa soltanto sul dato laboratoristico senza andare a ricercare le condizioni ambientali in cui il paziente è inserito. I dati laboratoristici cosa dicono? Cioè c'è un Allora, valore medio, un valore soglia al di sotto del quale possiamo dire che c'è una carenza di vitamina D oppure no? il limite inferiore del range che viene scelto da molti laboratori per anni, ma ancora oggi, è stato quello di 30 nanogrammi. Ora, questo limite non si può rapportare né alle nostre latitudini né ai pazienti di tutte le età. Si pensa, molti studi hanno confermato che un limite inferiore di 20 nanogrammi sia più fedele per appunto definire quella che è una vera e propria carenza. Tuttavia, come mi ripeto, molti laboratori continuano a mantenere un limite inferiore più elevato e quindi spesso il paziente arriva con questo valore asteriscato e quindi viene allarmato dalla carenza senza conoscerne gli effettivi risvolti, ecco. Quindi non basta solamente Il il valore laboratorio. valore secco della vitamina D, ma andrebbe correlato a cosa? Alle sue patologie di base, in primis. Quindi, se da una parte abbiamo obesità, attività indoor, scarsa esposizione alla luce, altri stati carenziali che concorrono, come fattori di rischio appunto alla carenza di vitamina D, le vere e proprie cause, che sono poi il vero, risvolto di appropriatezza prescrittiva della vitamina D, sono l'osteomalacia, la osteoporosi confermata da una densitometria ossea, l'insufficienza epatica, l'insufficienza renale, perché appunto il rene è fondamentale nel sintetizzare il metabolita finale di questa vitamina. E ancora abbiamo tutte le patologie che causano malassorbimento, quindi lo spettro che va dall'IBD, da disturbi infiammatori gastrointestinali, e ancora finiamo con la celiachia e l'interferenza con l'assunzione di determinati farmaci, che questi sono fondamentalmente antiepilettici e nel nostro tempo gli antivirali di ultima generazione, sia per quanto riguarda la terapia dell'HIV che per la terapia dell'HCV. Qui finalmente, insomma, comunque siamo in un campo medico abbastanza certo, sono patologie note, ma ci sono parecchie persone, specialmente le donne, che in tarda età manifestano questa carenza di vitamina B, no, vitamina D non legata a dei sintomi evidenti. Non tutta la vitamina D va prescritta, ad esempio, questo è uno spunto anche per noi medici di medicina generale, in fascia A. Questo che vuol dire che ci sono dei casi asintomatici, quindi con una MOC, una densitometria ossea appunto non significativa per quanto riguarda l'osteoporosi, che però risultano dal punto di vista laboratoristico realmente carenziali.
In questi casi l'approccio più funzionale è quello di implementare la vitamina D con una corretta esposizione al sole e con appunto dei cibi rinforzati, alcuni pesci ricchi in vitamina D come il tonno, quindi pesci grassi e così via. L'altro aspetto è quello che nei casi di carenza intermedia si potrebbe continuare a dare supplementi in fascia C, ad esempio, e quindi In fascia C, non pagati dal servizio sanitario. Esatto, non pagati dal Servizio Sanitario Nazionale. E quindi questo potrebbe essere un modo sia da un lato per attenuare i costi, sia dall'altro per tranquillizzare i pazienti che, appunto, mi ripeto, arrivano con quel valore asteriscato e ce ne chiedono conto e ragione, chiaramente. Uno studio che è stato pubblicato sull'Lancet qualche tempo fa, in cui sono andati a fare una revisione in toto di quella che è la correlazione della carenza di vitamina D con le patologie non muscoloscheletriche. E questo, dopo aver rielaborato 450 studi, hanno visto che spesso la carenza è una conseguenza del malassorbimento e quindi l'implementazione va data in questa chiave e non una causa. Comunque in Italia sembra che ci sia un aumento esponenziale dell'uso di vitamina D, che avviene dopo l'uso dei bifosfonati, i quali costavano moltissimo, però quello che noi medici continuiamo a non saperci spiegare in maniera abbastanza semplice è come mai gli specialisti, si parla di ginecologi da una parte, ortopedici e quant'altro dall'altra, all'improvviso hanno deciso di abbandonare completamente i bifosfonati, che erano scomodi, costavano un sacco di soldi, a favore della vitamina D, che costa poco, ma il cui uso e il consumo è aumentato in maniera spropositata. Allora, partendo dal presupposto che in Italia 12 milioni di persone assumono quotidianamente la vitamina D, quindi non stiamo parlando neanche di coloro che fanno la terapia, ad esempio, mensile, trimestrale e così via, solo quelli che l'assumono quotidianamente. Questo è in ragione del fatto che se i bifosfonati portavano scarsa aderenza terapeutica, un po' non tanto per i gravi effetti collaterali quanto per quelli che si manifestavano nel quotidiano, abbandono della terapia, scarsa aderenza, primo. Secondo, come anticipava lei, per quanto riguarda il costo, e la vitamina D in sostanza ha avuto questa massiva prescrizione perché o fa bene o comunque male non fa, non è una vitamina soggetta ad accumulo e pertanto, salvo intossicazioni con valori superiori ai 100 nanogrammi, non dà nessuna problematica e costa poco. Però adesso... E costa poco su una scala minore, chiaramente. Adesso quello che mi veniva da pensare, allora, la gravidanza sta diventando in Italia una patologia quando Vero. Non lo è mai stato. La carenza di vitamina D sta diventando una patologia quando non è mai stata. Insomma, noi viviamo in un paese dove il sole c'è a tutte le nostre latitudini, la temperatura media durante l'anno, escluso questi ultimi tempi che il tempo è un po' pazzo, è sempre abbastanza alta, c'è il sole, quindi l'assorbimento della vitamina D dovrebbe essere abbastanza facile. Ma come mai c'è questa tendenza a voler far ammalare persone che probabilmente ammalate non sono? C'è una sovrastima, un disease modeling, ovvero noi stiamo andando a valutare appunto lo scevro dato laboratoristico senza andarci a calare nelle situazioni. Evidentemente alle nostre latitudini, dove per valori di vitamina D intorno ai 20 nanogrammi nessuno sta male, nessuno si ammala, probabilmente vanno adattati i valori di laboratorio e non le persone al valore di laboratorio. Altrimenti che cosa possiamo correlarlo? Con qualche altro esame, qualche altro ormone, magari il paratormone? Magari il paratormone, ecco, un altro modo... La perdita di vitamina D, di massa ossea, come possiamo correlarlo? Il concetto importante è questo, che la vitamina D correla con la mineralizzazione, quindi tutto quello che è mineralizzazione della matrice ossea di cui invece si vanno a preoccupare, detta così, è un po' i bifosfonati. Ora, se noi vogliamo realmente valutare la capacità di trattenere i sali che vanno a influire sulla mineralizzazione, la vera cosa da fare è andare a stimare la soppressione del paratormone. Tuttavia, l'esame della misurazione dei livelli di vitamina D costa meno e permette anche di essere più fruibile e più accessibile a tutti, in sostanza. Comunque, lei ha accennato poco fa al disease mongering, cioè a quella
capacità di creare nuovi malati semplicemente variando un indice di laboratorio. Quindi se noi decidiamo che l'indice di laboratorio per la vitamina D non è più 25 come, o 20, ma è 30 o 35, abbiamo creato improvvisamente un Esatto. numero impressionante di malati che non sanno di esserlo. Esatto, ed è per questo che noi dobbiamo adattare il dato al paziente e non il paziente al dato. È questa la cosa che, a differenza di molti specialisti, possiamo fare noi medici di medicina generale, che abbiamo già il quadro completo di quello che è il paziente e caliamo il dato nella sua vita di tutti i giorni, nella sua anamnesi patologica remota e così via. Quindi insomma, abbiamo detto che noi dobbiamo correlare il valore stretto del Esatto. laboratorio alla situazione del paziente, alla presenza di eventuali altre malattie. Esatto, quindi per andare proprio a stringere sulla pratica quotidiana, il concetto è questo. Allora, ci viene il paziente con carenza di vitamina D, dato laboratoristico. Gli facciamo fare una MOC, quindi distinguiamo tra una carenza clinica e una carenza subclinica. A quel punto, davanti a una condizione di osteopenia o osteoporosi che già noi stessi siamo in grado tranquillamente di valutare, a quel punto possiamo decidere se prescrivere il supplemento in fascia A, se consigliare una terapia di tipo comportamentale per implementare questa vitamina D e se ancora appunto suggerire, come dicevo prima, dei supplementi a cicli, a integratori, ad esempio in fascia C. Ad esempio, se viene, allora, i nostri pazienti lo sappiamo, ormai sono tutti quanti subissati dagli specialisti, dicono prendi la vitamina D, lei c'ha carenza, lei rischia le fratture. Quindi vengono nei nostri studi allarmati Allarmati, certo. dicendoci: ah no, il medico, lo specialista mi ha detto che devo prendere questa a 50.000 unità a settimana, no, quell'altro 100.000 unità al mese, no, devo fare le fiale, no, devo fare le gocce. Come possiamo noi regolarci per cercare di avere un punto di vista equilibrato? Dapprima spieghiamo a grandi linee che cos'è questa carenza che hanno. Spieghiamo che molte volte è una forzatura che viene essenzialmente da un sentito dire, da una pressione di case farmaceutiche, eccetera, da parte degli specialisti, e a quel punto mettiamo lo stesso paziente davanti a una scelta. A volte, quando proprio non si convincono e quando quella prescrizione risulta superflua, noi dobbiamo anche salvaguardare le risorse al nostro sistema sanitario. E l'unico modo per fare questo siamo noi lo schermo rispetto alle prescrizioni che ci arrivano, siamo noi che dobbiamo arginare le prescrizioni inutili. E come si fa? Appunto seguendo l'iter che proponevo prima, andando a vedere carenza clinica e carenza subclinica, necessità o velleità. Ma questo però non può aumentare il contenzioso, come dicevo prima, col proprio medico di medicina generale, ma anche con gli specialisti, tenendo conto che i nostri pazienti dallo specialista pagano e quindi il fatto di pagare li autorizza a dire: ah no, quello è bravo, l'ho pagato, per cui io devo fare quello che dice lui. Ecco, È e difficile. lì sta tutto nella fiducia. Noi dobbiamo essere bravi a conquistarci la fiducia e a riuscire a essere, come dicevo, lo schermo e l'ultima parola. Non perché la nostra scienza sia superiore a quella di un altro, tutti ci siamo laureati, abbiamo studiato in scienza e coscienza, siamo tutti uguali, ma perché un intervento ragionevole salvaguarda in primis la persona, non gli fa fare interventi inutili, perché poi c'è pure il paziente che si scoccia di prende 10 farmaci, si scoccia di prendere anche la vitamina D, di prendere quell'altro e l'aderenza terapeutica viene meno su diverse cose. E poi, in secundis, dobbiamo andare a salvaguardare, come dicevo prima, le risorse di cui disponiamo, perché queste risorse ci servono per andare a tappare altre falle sanitarie che sono state portate all'attenzione soprattutto negli ultimi anni. Allora, le ASL spesso ci chiamano, voi giovani ancora non vi è capitato, ma vi capiterà sicuramente, ci chiamano per suggerirci di utilizzare, perlomeno per i pazienti naïf, comunque quelli di nuova prescrizione, usare le gocce del Colecalciferol piuttosto che i flaconcini, perché alla fine dell'anno si risparmia molto. Lei la ritiene un suggerimento soltanto di tipo economico oppure c'è un risvolto pratico, può essere utilizzato? Io immagino l'anziano che a misurarsi 25-50 gocce a settimana abbia un po' di difficoltà. Esatto, e da una parte la direttiva ASL, soltanto nel Lazio il 3% della spesa sanitaria l'anno scorso è stato fatto per la vitamina D e
se, visto che stiamo parlando di un farmaco poco costoso nella singola unità, questo già ci fa capire qual è la portata del fenomeno. D'altra parte, e questo è dal punto di vista economico, quindi il risparmio, effettivamente, le rispondo, c'è. Tuttavia, il paziente molto anziano può avere una scarsa compliance alla terapia, dovendo appunto associarla alla politerapia che fa normalmente, però nel paziente di mezza età con un'effettiva carenza, dove riteniamo che sia giusto somministrarla, eccetera, può dare anzi una maggiore percezione del fatto che il valore che lo aveva messo in allarme si sta facendo qualcosa per portarlo a livelli di range di normalità. Quindi è tutto un gioco di bilancia e di piccoli accorgimenti. Come tutto il lavoro del medico di medicina generale, c'è bisogno di equilibrio tutti i giorni. Però questo farmaco non è poi così facilissimo, messo sul pane, con l'olio. Esatto. Perché non tutti, insomma, hanno la facilità di assumerlo come si assume la pillolina per la pressione. Esatto, no? Quindi diciamo... Che possiamo fare noi per aiutare i nostri assistiti, quelli che hanno necessità quelli di assumerlo? Quelli hanno necessità, ad esempio, una cosa che io mi trovo a fare è suggerire appunto una terapia ciclica. Vengo e mi spiego. Il fare ad esempio la terapia iniettiva con regolarità, quindi ogni 3 mesi, ogni mese, in base al numero di unità che vogliamo somministrare al paziente. E questo serve per 2 cose, per fare sia, anche questo dà una maggiore percezione di quello che è l'attività del medico che la sta facendo nei confronti di questa carenza. D'altra parte ci permette di portare all'attenzione altri problemi del paziente, cioè comunque per fare questa cosa molti pazienti ci ritornano a studio. È il grande, grande vantaggio del lavoro dal medico di medicina generale, che vede, certo, i suoi pazienti non solo quando stanno male, ma durante il corso della, esatto, loro vita, quindi ha il modo è quello di che poter può fare di più. Modulare quello che succede. Venendo poi ai dosaggi, per cercare anche qui di dare una linea di azione equilibrata e senza ombra di dubbio, una persona che ha una carenza, quindi diciamo che si trova al di sotto dei 20, una carenza franca, con che dosaggio dovrebbe cominciare, con quale forma farmaceutica, per quanto tempo, quando dovrebbero essere rivalutati? Allora, alla luce anche di quello che abbiamo detto finora, si potrebbe tentare innanzitutto il flaconcino da 10 ml, questo di cui parlavamo, che ha le 100.000 unità, e quindi partire con la somministrazione orale. 100.000 unità per quanto tempo? Ogni quanto tempo? Una possibile dose d'attacco per iniziare un trattamento di integrazione potrebbe essere un flacone da 25.000 unità ogni 2-3 settimane, oppure un flacone da 50.000 una volta al mese, o ancora uno da 100.000 ogni 2 mesi. Tutto questo fatto per 6 mesi, con una rivalutazione una volta terminato il trattamento. Invece per quelli che proprio non sopportano il sapore dell'olio, hanno disturbi, ci sono diverse formulazioni, magari non passate dalla mutua, come si suol dire, ma anche a pagamento, che magari sono delle forme compresse? Esatto, sono delle forme compresse, si tratta di veri e propri integratori multivitaminici il più delle volte, dove troviamo formulazioni, insomma, con le più svariate associazioni, B6, B12 e così via. Questo può essere un modo per aumentare l'aderenza, però in quel caso dobbiamo ribadire fin dall'inizio al paziente, senza fargli fare il cosiddetto viaggio in farmacia, che sarà a carico suo, e quindi chiarirlo anticipo. Fin dall'inizio. Lei ha accennato ai complessi multivitaminici, agli integratori che vanno tanto di moda, ci sono dei santoni o presunti tali che in televisione, appoggiati da medici, fanno dei proclami, diete di 100 vite di 120 anni se uno usa certo quel tipo di integratori, o comunque, insomma, c'è in circolazione un sacco di notizie false, un sacco di bufale, un sacco di fake news. Voi
Come vi regolate riguardo a questa cosa, che è una cosa, diciamo, dei tempi moderni, che qualche anno fa le fake news non c'erano, oggi basta che apri internet, ti viene la notizia del santone che dice prendi 10 gocce del prodotto miracoloso e guarisci dal cancro. Proprio l'altro ieri sono stati condannati i genitori di una ragazza di 18 anni morta di leucemia perché su spinta dei genitori non avevano fatto fare la chemioterapia, ma avevano fatto fare delle terapie a base di cortisone o quant'altro, per cui la ragazza è morta in giovanissima età. Come vi regolate voi con i vostri pazienti rispetto alle fake news? Come accennavo prima, è importante conquistarsi la fiducia del paziente. Allora, molte persone non hanno, appunto perché non hanno studiato medicina, non hanno competenze dirette, la possibilità di discernere tra una fake news e una notizia di portata scientifica. Quindi la cosa da fare, e questo mi rivolgo a tutti, è rivolgersi al proprio medico di famiglia o comunque il proprio medico di fiducia, personale di ambito sanitario che, potendoci indirizzare su cosa bisogna ascoltare e cosa no, ci permetta di capire cosa è dannoso per la nostra salute, cosa è un vantaggio e cosa non fa assolutamente niente, perché questi integratori il più delle volte non fanno assolutamente niente. O comunque non fanno più di un'alimentazione equilibrata. Quindi piuttosto fatevi prescrivere una dieta, la stipulate voi insieme al vostro medico di famiglia non avrete bisogno di spendere soldi inutili per gli integratori. Un'ultima cosa, ma lei ha difficoltà ad applicare queste norme con i pazienti che vede? Sono dell'idea che se che perdere quei impiegare, perché non è perdere, impiegare quei 10 minuti in più col paziente per spiegargli tutto quanto e per metterlo al corrente, ognuno come può, dall'anziano al giovane della mia età, più piccola ancora e così via, quelli sono i 10 minuti impiegati meglio di tutta la giornata, perché hanno permesso a quella persona di pensare con la sua testa, di capire cosa fa bene, cosa fa male e a chi si deve affidare. Allora, dottoressa, la ringraziamo per la sua Grazie a gentilezza. voi. Alla prossima. Alla prossima.